Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Finalmente riusciamo a mandare in porto l'undicesima cattedra Giuseppe Lazzati, che era preventivata per l'anno scorso, ma a causa di forza maggiore che tutti conosciamo, abbiamo dovuto sospendere. Quindi siamo come associazione Città dell'Uomo molto contenti per essere riusciti a andare in porto questa importante iniziativa che ormai è la undicesima edizione e ricordo per eventualmente qualche amico o amica presente in sala che non fosse a conoscenza che delle prime nove noi abbiamo fatto una raccolta in una pubblicazione specifica e trovate qualche copia anche sul tavolo. E siamo come associazione anche contenti per il tema prescelto, tutti i temi delle precedenti erano particolarmente significativi, oserei dire quello di stasera è particolarmente significativo, un po' all'ennesima potenza, che il titolo, come avete visto, Cultura Costituzionale e Cattolicesimo Democratico, i protagonisti. Ecco, intanto sul primo polo, Cultura Costituzionale, beh, permettetemi almeno una considerazione. Nel senso che con queste espressioni noi ci poniamo nel cuore di quella che è la sensibilità, gli orientamenti di fondo, di tipo valoriale, che caratterizzano pensiero e l'azione di Città dell'Uomo. Ma oserei dire, con questa espressione, cultura costituzionale, siamo in qualche modo ancora più al cuore di Giuseppe Lazzati, che è il fondatore della nostra associazione. Molti dei presenti ricorderanno che il Lazzati del dopo concilio, quante volte insisteva nel dire che, oltre alla parola di Dio, le stelle polari, che condizionavano, che orientavano il suo pensare, il suo agire, erano esattamente due, cioè la Costituzione. Il Concilio Vaticano II. Dunque, cultura costituzionale, un tema centrale, ripeto, per la nostra associazione, cattolicesimo democratico, anche questo aspetto particolarmente rilevante del discorso di questa sera, e come tutti sappiamo, è cattolicesimo democratico una sigla identificativa di un preciso orientamento in quella mappa abbastanza articolata e vasta che è la mappa del cattolicesimo militante. E sappiamo anche che ha una storia alle spalle che comincia prima della Costituzione Repubblicana del 48, però che trova nella Costituzione Repubblicana un consolidamento, un rafforzamento di grande rilevanza. Dire cattolicesimo democratico vuol dire fare riferimento ad una sigla, persone in carne ed ossa che interpretano una serie ben identificabile di principi e valori sui quali non sto evidentemente io a soffermarmi perché ampiamente emergeranno dalla relazione di questa sera. Dunque, è un plesso di valori che strutturano questa figura cattolicesimo democratico. Valori di tipo culturale, tipo ecclesiale, spirituale, che il Vaticano II direi ha innestato sui valori più di tipo civile politico. E sappiamo altresì che la Costituzione è esattamente il frutto anche di un rilevantissimo apporto illuminato di costituenti che afferivano a questa realtà del cattolicesimo democratico e verranno fuori ampiamente questa sera, suppongo, nomi come a partire da De Gasperi, Rossetti, La Pira, Moro, eccetera, eccetera. Nella mappa, diciamo, molto articolata del cattolicesimo militante, noi sappiamo anche che il cattolicesimo democratico
trova punti di convergenza significativa con altre espressioni, con altre sigle. Quella, ad esempio, del cattolicesimo liberale, la categoria della libertà che è così forte in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, così forte e così sentita all'interno del filone cattolicesimo liberale che dalla seconda metà dell'Ottocento in su va via via ad esprimersi con personaggi, figure che tutti conosciamo. Dicevo, il tema della libertà è certamente un tema convergente in maniera forte con la sensibilità del cattolicesimo democratico, anche se poi ci sono sottolineature, accentuazioni che si differenziano nell'uno nell'altro, così come il rapporto, il legame con il cattolicesimo sociale, che è altra sigla identificativa all'interno della mappa articolata del cattolicesimo militante. Cattolicesimo democratico, però, possiamo anche dire, fa molta fatica, anzi no, non si intende per niente, con altre espressioni pure significative del cattolicesimo militante, come quella che va sotto il nome di cattolicesimo intransigente, che ha la sua storia che conosciamo, dal secondo Ottocento, legato a tutta la vicenda della questione romana, lo Stato nazionale via discorrendo. Ecco. Però un cattolicesimo intransigente che non si è fermato là, ha assunto tutta una serie di modificazioni al suo interno, anche se la sostanza di fondo, c'è questa difficoltà invincibile a misurarsi in maniera seria, anche ad accettare serenamente i valori legati alla modernità, insomma, nelle sue varie espressioni socioculturali e politiche. Dicevo, anche le forme più vicine a noi di questo, tra virgolette, cattolicesimo intransigente, che pure sono questa posizione di grande fatica ad accettare e misurarsi serenamente con la modernità, evidentemente pongono una situazione tale per cui il cattolicesimo democratico fa molta fatica a intendersi, e anche vicende ambrosiane degli ultimi decenni, insomma, ci hanno dato ampia conferma di quanto sto dicendo, almeno mi pare. So di sfondare, di entrare in territori, avendo qui davanti a me degli storici di grande vaglia. Spero di non dire sciocchezze più del necessario. E vengo a chiudere dicendo che sono anche contento, particolarmente contento, e siamo come associazione contenti che questa lezione sia tenuta, sia svolta dal professor Enzo Balboni. Enzo Balboni, perché essere caro amico, è una delle principali colonne di Città dell'Uomo, cioè dalle origini, qui siamo in parecchi, Enzo, che ci siamo fin dalle origini, e Enzo Balboni è stato anche presidente della nostra associazione. Conosciamo tutti anche la sua competenza scientifica, accademica, costituzionalista, tanti anni, per decenni, insegnato in Cattolica. E per sottolineare, direi, il tema della Costituzione è sempre stato in lui vivissimo, e per dire la sua passione come studioso, come ricercatore scientifico intorno a questo tema della Costituzione, volevo semplicemente ricordare una cosa, ecco, che so a Enzo Balboni sta stare molto molto a cuore, cioè quel lavoro che ha fatto su Giuseppe Dossetti, pubblicato da Vita e Pensiero non tanti anni fa, non so, 5-6 anni, inizio, è uscito con il titolo Dossetti, Non abbiate paura dello Stato. Riproduce la celebre relazione di Dossetti del 1951 al Congresso dei Giuristi Cattolici su funzionamento e ordinamento dello Stato moderno. Ecco, e poi a partire da lì, evidentemente, il volume ha costruito tutta una serie altra e molto ampia di riflessioni, di argomentazioni. Cito questo per dire che effettivamente anche questo intervento di una delle massime espressioni del cattolicesimo democratico
è certamente un punto di riferimento importante e credo che Enzo avrà modo di tornarci sopra. Fatta fin troppo lunga, mi scuso. Enzo, ti ringraziamo davvero di cuore per aver accettato questa nostra proposta di tenere la cattedra Lazzati. A te la parola. Grazie, sono tra amici, quindi posso anche saltare tutti i convenevoli iniziali, se non quello effettivamente presente in questo momento in me, di considerare un dono prezioso la proposta di prendere la parola della prestigiosa cattedra che si intitola al mio rettore, al mio fondatore, presidente di Città dell'Uomo, che non solo nel nome rievoca l'associazione Civitas Humana fondata a Milano esattamente 75 anni fa, il 3 novembre 1946, essendo presenti Dossetti, Lazzati, Lapire e Moro, che sono tra i protagonisti di quel cattolicesimo democratico che, sia pure in modo molto sommario, evocheremo oggi. Va da sé che il mio potrà essere soltanto un riepilogo a grandissime linee di una presenza politica il cui arco temporale proprio sarebbe quello addirittura di 130 anni, da Leone XIII nel 1891 a Sergio Mattarella oggi, sono esattamente 130 anni. Il mio intento deve essere però più modesto, limitandosi già in partenza a un arco temporale minore che va dalla nascita del Partito Popolare con Sturzo nel 1919 alla brutale uccisione di Moro nel 1978, quando anche il Partito della Democrazia Cristiana cominciò a morire lentamente ma inesorabilmente fino alla tua sparizione nel 1994. Ho parlato di presenza politica adoperando volutamente un lessico di laicità, come è doveroso e rispondente al vero per tutti i protagonisti del nostro discorso, ai quali va aggiunto, ho appena aggiunto Sturzo e aggiungerò i Verci per completezza del quadro, De Gasperi, perché a nessuno di loro potrebbe essere appiccicata l'etichetta clericale, che è invece storicamente appropriata per numerosi altri militanti, dai collaborazionisti col fascismo, quali Cavazzoni e Martire, ai molti padri gesuiti, scriptores della civiltà cattolica di quel periodo, fino ai propugnatori di una, tra virgolette, Costituzione cristiana, punta di lancia di quel partito clericale romano che aveva nella gerarchia vaticana, Monsignor Ronca, un solido ancoraggio, non senza un avallo proveniente dall'altissimo soglio. Voglio aggiungere con ciò che per tutti i nostri protagonisti la dimensione religiosa e spirituale, l'approfondimento teologico e culturale, così come la veste etica e politica dei loro interventi e del loro stare nella Città dell'Uomo, non erano un orpello né un sovrappiù. In ciò almeno la loro adesione ai postulati della lettera di Ogneto era convinta e totale, come il loro antimachiavellismo era nitido e integrale. Cominciamo la nostra carrellata con Sturzo. Poche ore prima di dare il 18 gennaio 19 pubblico annuncio della fondazione del Partito Popolare, Don Luigi si raccolse in preghiera in una chiesa, conscio del passo impegnativo, difficile e contrastato che si accingeva a compiere. Era consapevole che da quel momento gli ideali del cattolicesimo politico democratico e gli uomini che ne prendevano la guida si lanciavano in un mare aperto, costellato di opportunità ma anche di insidie, sospinti da una forza morale, da una spiritualità e da una visione del bene comune che avevano radici solide e antiche, risalenti a San Tommaso, Dante, Rosmini, Manzoni, fino alla Rerum Novarum di Leone XIII. E come meravigliarsi dell'entusiasmo del curato di campagna immortalato da Bernanò quando seppe dell'enciclica leonina che, pur con l'uso di un linguaggio
cauto e decisamente antisocialista, aveva finalmente parlato di questione operaia, denunciata già nella prima pagina con queste parole. Cito tra virgolette: non bastando un'usura divoratrice, il monopolio della produzione e del commercio ha fatto sì che, qui diventa più bello il latino, opulenti ac predivites per pauci, prope servile miugum infinite proletariorum multitudine imposuerint. Il passo leonino può essere reso in italiano così: pochissimi plutocrati hanno imposto un giogo pressoché servile alla moltitudine dei proletari. E queste sono parole scritte da Leone XIII, ma chi per lui, comunque avallate dall'altissimo soglio. Si può capire allora che la giustizia sociale, che io traduco così, cioè una società formata sulla giustizia, divenisse da allora in poi il perno intorno al quale costruire e far ruotare un programma politico per un nuovo partito di ispirazione cristiana, aperto a tutti. E fu questa la grande intuizione di Sturzo, che ebbe l'ardire di lanciare a tutti gli uomini liberi e forti un appello, rivolto dunque a tutti coloro che propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà. L'adesione veniva laicamente chiesta senza far menzione della dottrina sociale della Chiesa, sulla base di un programma scandito in 12 proposizioni sobrie, nette e distintive. Ne cito solo 5, quelle che ci serviranno per il prosieguo del nostro cammino. Le cito anche per la assoluta precisione terminologica, praticamente moderna, è passato un secolo, un po' più di un secolo, ma la terminologia giuridica usata è qualche minimo aggiornamento lessicale, comprensibilissima e adattabile anche oggi. Punto terzo: riconoscimento giuridico e libertà dell'organizzazione di classe dell'unità sindacale. Punto quarto: legislazione sociale nazionale e internazionale che garantisca il pieno diritto al lavoro e ne regoli la durata, la mercede e l'igiene. Adesso sarebbe la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma la sostanza è la stessa. Punto sesto: libertà e autonomia degli enti pubblici locali, riconoscimento della funzione propria del comune, della provincia e della regione in relazione alle tradizioni della nazione e alle necessità dello sviluppo della vita locale, riforma della burocrazia, così secco e preciso, largo decentramento amministrativo. Altro punto, questo particolarmente incisivo, non sembra nemmeno che siano passati 102 anni, riforma tributaria generale e locale sulla base di un'imposta progressiva globale con l'esenzione delle quote minime. Ultimo punto che cito, riforma elettorale politica con il collegio plurinominale a larga base con rappresentanza proporzionale, punto, voto femminile. Fermiamoci un momento e rileggiamo il titolo della mia conversazione che evoca una cultura costituzionale da formare, divulgare, edificare e garantire. Constatiamo che già nella sua prima nascita ufficiale il cattolicesimo democratico a guida sturziana si presenta come un partito laico di programma, avete sentito che questo è un programma, i cui caposaldi sono una cultura istituzionale e costituzionale profondamente diversa e lontana da quelle che erano permesse alla ristrettezza e pochezza dello Statuto Albertino e dell'Atto Imperie storica che vivevamo. Ricordiamo che le canonate di Bava Beccaris sono soltanto di 20 anni prima. L'obiettivo politico più ambizioso era quello della legge proporzionale e fu raggiunto subito. Il superamento di slancio dei collegi uninominali, storico appannaggio dei notabili locali coadiuvati dai prefetti del regno,
portò alla conquista di 100 seggi parlamentari. Da allora, se fosse stato possibile mantenere il regime democratico, non si sarebbe più potuto fare a meno del popolarismo. Ma sappiamo bene che non fu così. Anche per gravi manchevolezze sia del ceto dirigente che del gruppo parlamentare del partito, i quali, anche col concorso di altri protagonisti ostili, in primis purtroppo i socialisti, non furono capaci di reggere all'urto violento, prima autoritario e poi totalitario, del regime fascista. Ho studiato abbastanza da vicino quel momento storico che va proprio dal 21 al 24 fino al delitto Matteotti, quando ormai quasi tutto è compiuto, però si poteva ancora recuperare una dimensione democratica. Però sarebbe stato necessario un atto di generosità da entrambe le parti dello schieramento, cioè dai popolari da una parte e dai socialisti dall'altra. Invece i due schieramenti erano così invisi gli uni agli altri, anche sul piano dei rapporti personali, che questo non fu possibile. Si tentò all'ultimo momento, ma era già troppo tardi, ci fu un incontro tra Turati e De Gasperi, che è testimoniato da un antifascista come Ferrari, che dirigeva il popolo. E a quel punto, e solo a quel punto, ma siamo nel luglio del 24, dopo che Matteotti è stato già ucciso, ci fu un'apertura da entrambe le parti, ma era troppo tardi. L'Aventino fu un disastro dal punto di vista istituzionale, perché non riuscì a incidere, tutti si aspettavano che il re sarebbe intervenuto e avrebbe fatto cadere Mussolini, ma il re non aveva nessuna intenzione. Si perdette quella occasione, che non scusa di questa digressione storica ma importante, lì ci fu una intromissione grave della Chiesa italiana, dal Papa in giù, che costrinsero Sturzo prima a dare le dimissioni dalla segreteria del partito e poi andare in esilio. Ecco, a quel punto, questo per cercare di favorire, come effettivamente venne favorita, la conciliazione e il concordato del Laterano. In quel momento c'è stato un cambio totale della direzione possibile della democrazia italiana. Naturalmente c'erano tante altre concause, ma qui c'è una responsabilità anche dei popolari, dei cattolici democratici. In quel momento ci fu una forte spinta da parte di quelli che ho chiamato gli elementi clerico-fascisti, che nel gruppo parlamentare invece andarono con Mussolini. Perduta questa occasione, superato il duro inverno della dittatura con le sue tragedie, quel metodo programmatico che, vedete, Sturzo era riuscito a imporre, quei contenuti specifici, riuscirono a versarsi, evidentemente aggiornati, arricchiti dalla dialettica pluralista, nella Costituzione italiana. È noto che la scansione della Carta prevede all'inizio 12 principi fondamentali, che sono qualitativamente e giuridicamente molto più di un preambolo, come ad esempio fa la Costituzione francese, cui segue la parte prima dedicata a diritti e doveri del cittadino. Ed è lì che i richiami dell'appello alla dignità del lavoro, alla sua protezione e sviluppo, anche attraverso i sindacati, si verseranno negli articoli 35 e 39, quelli sulle autonomie locali nel titolo quinto della parte ordinamentale, l'universalità e progressività dell'imposta nell'articolo 53. Sturzo e i suoi avevano dunque seminato nella buona terra, i frutti si videro nella Carta e nella legislazione che pur faticosamente e troppo lentamente ne scaturì. Quindi il primo grande contributo che ha la democrazia italiana e allo sviluppo costituzionale e materiale, perché non c'è ancora una Carta, da il popolarismo sturziano è quello che di indicare dei programmi, delle mete che poi saranno
assimilati dalla compagine del cattolicesimo democratico alla Costituente, che riuscì a versarli, vedete, dei 5 punti che ho indicato prima, tutti sono stati inseriti nella nostra Carta Costituzionale. Ho scelto come secondo tra i nostri protagonisti Giorgio Lapira, il tenace e fervente giurista siciliano, merita il posto di portabandiera del gruppetto dei cosiddetti professorini, formatisi in prevalenza, non lui, ecco, ma gli altri sì, nei chiostri della nostra Università Cattolica, perché fu il primo che con la sua rivista Principi, fin dal 39, si oppose pubblicamente con scritti e con conferenze itineranti al pagano idealismo assoluto di Hegel, giunto a noi nella trascrizione gentiliana. Quello che aveva trovato consacrazione ideologica e politica nella voce fascismo scritta a 4 mani da Gentile Mussolini e divulgata sulla Treccani. Dunque, non l'uomo, dice Lapira, non l'uomo per lo Stato, come vorrebbero la trafila Hegel, lo tiriamo per la giacchetta, Gentile Mussolini, ma lo Stato per la persona, dove le due lettere maiuscole sono invertite. Nella prima parte c'è maiuscola Stato, nella seconda c'è maiuscola persona. Non l'avvilimento dell'individuo in un tutto indistinto dei cui diritti i ceti dirigenti facevano agevolmente strame, ma la dignità della persona umana con le sue inviolabili libertà deve essere il fondamento della costruzione della polis. Questo è il nucleo di un diverso pensare e guida di un diverso agire. Tutte le volte che può, Lapira ripete un lemma di San Tommaso, in questo lui era ripetitivo, mutta scavat lapidem, e anche questo in un bel latino molto semplice. Homo non ordinatur ad civitatem politica secundum setotum et secundum omnia sua. Non c'è quindi un'assimilazione dell'indistinto individuo in un qualche cosa di diverso. E sarà proprio l'architettura della scolastica che Lapira adopererà per imporla con un discreto successo nei lavori dell'Assemblea Costituente. Il suo grande discorso che fa a proposito dell'articolo 2 è quello di una grande architettura sociale che lui aveva cominciato già a delineare fin dalla relazione tenuta a Firenze nell'importantissima Settimana Sociale dei Cattolici alla presenza del suo cardinale Elia Dalla Costa, dove tratteggia con precisione le aspettative e i progetti, oltre alle ansie e ai timori, con i quali i cattolici, o almeno la parte più pensosa, avanzata e progressiva di quanti erano usciti dalla fase del afascismo, addirittura da quella di una visione piena alla dottrina totalitaria, alla classe liberticida, e guardavano con rinnovate speranze alla nuova fase. Ne mancavano i contrasti aperti, in primis con il pensiero dei veteroconservatori, quali il dotto ma acuminato padre Messineo, le cui fonti primarie risalivano ancora, e lo dichiara, De Mestre, Vittoria, Bellarmino, Suarez, o a padre Brucculeri, il cui corporativismo organicista, che pur si dichiarava attento alle istanze sociali, lo conduceva peraltro sempre a quella costituzione cristiana cui è insita una organizzazione gerarchica della società che i professorini non avrebbero invece mai sottoscritto. Per Lapira era congeniale comporre una sorta di architettura del corpo sociale i cui elementi basali sono il valore della persona umana, l'imperativo della carità e della solidarietà, la naturale socialità della persona, insieme all'idea di una gerarchia dei valori. Fra tutti i suoi sodali, Lapira è il più attratto dalla tradizione scolastica e quando deve mostrare il fondamento teoretico del suo pensiero fa ancora ricorso alla dottrina del corpo mistico. Seguiamo il suo ragionamento perché lui ha il pregio di esprimerlo con chiarezza.
Se il fine dell'uomo è soprannaturale e consiste nella visione beatificata di Dio, come può la persona attingere il suo creatore e termine finale? Avrà bisogno di agire sulla terra con libertà certamente, ma anche accettando la gerarchizzazione dei valori e subordinatamente delle azioni. Qui soccorre il corpo mistico che è la Chiesa, donde, e questa è una debolezza, lo dico subito, donde una regola di ordinata comunione, di cui alla fine della scala è orientatrice ultima la Chiesa con i suoi pastori. Sono parole, è vero, di molti decenni fa e preconciliari. Tuttavia nel suo residuo di fondo, nel suo depositum, rivelano una incertezza, quasi una debolezza, per così dire, costitutiva del nostro mondo. Ma la questione è troppo grossa, la lascio ai teologi per poter essere presa qui discorso semplicemente. Eppure, faccio un pandan rispetto al misticheggiante La Pira che cita e si appranca e si attacca al corpo mistico, Purcose, lui stesso era anche un uomo d'azione e di amministrazione. Lo dimostrò spostando nel 1951 il suo baricentro da Roma a Firenze, dove conquistò la posizione di sindaco battendo la coalizione di sinistra. Ma già subito dopo la liberazione era stato a capo dell'ente comunale di assistenza e lo coadiuvava Don Benzi. Negli anni del suo governo della città, anche questa chiamata la casa comune, si era battuto non solo per un ravvivamento spirituale del popolo, ma per il pane, l'alloggio e il lavoro dei disoccupati e dei bisognosi. Questo era il suo assillo quotidiano quando prese la parola al convegno dei giuristi cattolici, novembre del 51, e addirittura lì sembrò che postergasse i valori morali, i principi orientatori enunciati nella Costituzione alle attese della povera gente. In realtà andrebbe contestualizzato il tutto, ma anche questo non lo posso fare adesso. Parlerò adesso brevemente, accostandoli, quasi a confronto, perché la cosa viene naturale, dei due campioni del cattolicesimo democratico che si fronteggiarono come due giganti in battaglia nell'avventura costituente e costituzionale, in quel crocciolo di eventi, idee e passioni che si svilupparono nei 7 anni cruciali che vanno dal 45 al 52. 7 è veramente un numero biblico che si addice alla temperie etico-politica sia di Giuseppe Dossetti che di Alcide De Gasperi. Questi erano portatori di 2 visioni del mondo che in diverse occasioni, prima e dopo il fatale 18 aprile 48, si contrapposero circa la direzione da imprimere allo sviluppo democratico e sociale dell'Italia, a partire dal senso che doveva essere attribuito alla grande vittoria elettorale. Questa risultò inattesa nelle sue proporzioni e forse addirittura nociva per l'eccedenza dei consensi ottenuti, perché a sua volta alimentava aspettative enormi di lunga durata e spesso non componibili tra loro. Ben presto fu chiaro che i centri di gravitazione dei nostri erano differenti. Mentre De Gasperi agiva prevalentemente come uomo di Stato e di governo, come dimostrò nella difficilissima circostanza della conferenza di pace 1946 e nelle scelte cruciali di politica economica e monetaria, Dossetti era sempre in prevalenza uomo di partito e di mobilitazione sociale. A lui ben si addice quell'agire discorsivo che è proprio dei trascinatori per mezzo delle idee, ragionate, concatenate e incalzanti, tali da imprimere un determinato orientamento sociale all'azione. E ciò proprio a cominciare dallo strumento partito politico, che andava costruito come la prima manifestazione del sociale. Ciò doveva e poteva avvenire in competizione con l'avversario, che egli non esita mai
a chiamare l'avversario il Partito Comunista. Quindi quelli che hanno detto che Dossetti era un filo comunista hanno veramente voluto vedere quello che non c'era. Era un competitor molto temuto da Togliatti, che era intelligente. Toccherà la Pira precisare, e la Pira era consentaneo con Dossetti su questa idea negativa, purposa e non in modo superficiale, del marxismo e del metodo comunista, di precisare che, cito tra virgolette, la saldezza del nuovo ordinamento, quello che doveva essere fatto con la Costituzione, dipenderà dalla ideologia che la classe sceglierà. Ciò dipende dal fatto che il proletariato non adoperi gli strumenti ideologici e politici del marxismo. Questi sarebbero i comunistelli di sagrestia. La temperie è quella della fondazione di Civitas Humana, 1-3 novembre 1946, esattamente tre quarti di secolo fa. La scelta è per la supremazia del sociale, con una certa inclinazione che fa proprio il metodo del pluralismo delle idee dei soggetti istituzionali in libera competizione da loro. Di qui la ripulsa del metodo e dell'azione comunista, basati sull'egemonia del proletariato e sulle libertà da funzionalizzare alle esigenze della classe. Tale impostazione di base è condivisa da tutti i nostri protagonisti. Come sappiamo, l'idea mediatrice e pluralista di Dossetti e dei suoi in sede costituente, dopo aver scartato sia l'individualismo che il collettivismo, andrà a versarsi nell'ordine del giorno del 9 settembre 1946 che porta il nome del costituente reggiano e che poco dopo si concretò nell'articolo 2 intitolato al pluralismo comunitario sulla scorta del pensiero di Emmanuel Mounier con il determinante impegno di La Pira. Mettiamo adesso un poco a fuoco l'una e l'altra personalità. Il loro primo accostamento tra De Gasperi e Dossetti fu un non incontro al Consiglio Nazionale dei primi d'agosto del 1945, adunato in forma di congresso, quando inaspettatamente Dossetti, peraltro con intento che più tardi criticherà severamente quando gli si palesarono i risvolti opportunistici di quella chiamata, venne eletto barra nominato vice segretario della Democrazia Cristiana, in ideale rappresentanza dei giovani settentrionali che avevano partecipato alla resistenza, il vento del nord. Lui disse: ma come? Io arrivo qui, sono arrivato con un giorno di ritardo perché ho avuto un incidente di percorso mentre il Monsignor Pignedoli mi portava da Milano a Roma, siamo andati fuori strada a Grosseto, mi sono rotto la testa, c'ho la testa fasciata e voi mi dite che mi state eleggendo, in realtà nominando vice segretario della Democrazia Cristiana, ma non ho nemmeno visto De Gasperi. Allora uno gli dice: no, ma stai quieto, lo vedrai De Gasperi al momento opportuno, e nominano vice segretari opportunisticamente sia Dossetti per il nord che Bernardo Mattarella, il padre di Sergio, per il sud. Superato in fretta il primo spaesamento, Dossetti si butta nel lavoro organizzativo in modo intensissimo, ma ha un talento innato e subito chiama autoritativamente presso di sé Fanfani e Lazzati. Mettendo a frutto doti intellettuali di primo ordine, si impegna alacremente nel lavoro costituente, e dove non arriva da solo sa farsi aiutare da studiosi capaci orientati come lui, in primis Mortati e Amor per gli aspetti giuridici. In estrema sintesi possiamo fermarci su tre punti che fungeranno da direttive rispetto a quella cultura costituzionale in via di formazione, che era la missione educatrice che si erano proposti al fine di dare consapevolezza alle masse dei cattolici che guardavano al nuovo partito ed erano digiune di metodo e contenuti democratici. Le direttrici sono queste: il personalismo comunitario e la riaffermazione solenne aggiornata dei principi di sussidiarietà e solidarietà. 2. La soluzione del difficile problema dell'entrata in Costituzione del Trattato del Laterano
attraverso la via dell'accettazione da entrambe le parti del metodo concordatario. Si noti che questo specifico punto fu dovuto ad una convergenza di interessi tra le richieste del Vaticano, che Dossetti seppe veicolare e mediare, e quelle del nuovo Stato di cui si era fatto carico Togliatti, sulla base della comune esigenza di mantenimento della pace religiosa, dopo che la Chiesa aveva accettato la scelta delle istituzioni repubblicane che era stata fatta col referendum. Terzo e ultimo punto, molto innovativo questo, è un punto d'onore altissimo di Dossetti, che riesce a mettere nei principi fondamentali della Costituzione il ripudio della guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Non c'è in nessun'altra Costituzione del mondo una dichiarazione così esplicita. Lui avrebbe voluto aggiungere, sulla base della sua cultura lontana, anche il diritto dovere di resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violassero i diritti, ma non glielo permisero. Quindi il diritto di obiezione di coscienza, il diritto di resistenza, che pure Dossetti promosse fin dalle prime settimane del lavoro costituente, non riuscì a entrare in Costituzione. Va poi sempre ricordato che Dossetti si era speso con generosità ed efficacia per una scelta netta a favore della Repubblica, con un certo orgoglio non dissimulato quando viene interpellato da insieme a Lazzati, da Scopola ed Elia su questo periodo della loro vita. Lui rivendica il fatto che gran parte della scelta a favore della Repubblica era dovuta personalmente a me, che mi sono girato tutti i comitati provinciali del Veneto per trasformare questi che erano fondamentalmente pro monarchia in repubblicani, mentre sappiamo che il Partito della Democrazia Cristiana restò agnostico fino all'ultimo, e anche perché doveva tenersi l'elettorato del Sud, e quindi mentre qualcuno che doveva spendersi per la Repubblica ci doveva essere, Dossetti rivendica fortissimamente di averlo fatto. Sul piano degli strumenti istituzionali, Dossetti è uomo di parte, nel senso nobile, che crede molto nel partito come comunità intermedia di grande valore strategico. Rivendica anche al gruppo parlamentare una quota di autonomia rispetto all'azione di governo. A questo proposito fu decisiva la sua direzione quando ritornò per breve tempo alla vice segreteria nel 1950, dove dimostrò con grande tenacia la sua capacità di far approvare in modo temporalmente ravvicinato le due grandi e solitarie leggi di riforma, la riforma della legge agraria contro il latifondo e la Cassa del Mezzogiorno, ottenuta con la sperimentazione del cosiddetto bicameralismo procedurale. Qual era stata la sua invenzione? Di dire: abbiamo purtroppo un bicameralismo troppo paritario, troppo uguale l'una agli altri. Anche su questo i cattolicismo democratico hanno voluto fare diversamente, ma su questo perdette la battaglia. Allora l'invenzione, da tattico come era lui, qual è stata? Allora affido una delle due cose al Senato e l'altra, che mi sta a cuore, alla Camera, e vanno avanti in parallelo nelle stesse settimane, negli stessi giorni. La decisione fondamentale deve avvenire nei partiti, i partiti la riversano nel gruppo parlamentare, il gruppo parlamentare fa passare la riforma, e così in pochi mesi, nella seconda metà del 50, passano le uniche due grandi riforme di struttura della prima legislatura. De Gasperi invece è fin da subito, e sempre in prevalenza, uomo di governo e statista. Lo dimostrerà guidando con mano ferma la politica estera, senza commettere errori di posizionamento, sin dalla conferenza di pace e dalla scelta atlantica con l'adesione alla NATO, portata avanti quando era necessario con durezza, anche contro Dossetti e i pochi che in quel frangente lo seguirono, che non avrebbero voluto legarsi per sempre senza riuscire a porre condizioni.
Gli va poi a De Gasperi riconosciuta la primazia della visione europeista, mettendo a frutto in tale settore il suo retaggio storico di Trentino irredento, che aveva seduto nel Parlamento di Vienna, con la mentalità adatta ad apprezzare e valorizzare le autonomie territoriali, il che gli consentì di negoziare il patto di Gasperi-Gruber, che per l'Italia significava anche la carta d'ingresso al mondo dei vincitori della guerra, i quali tenevano le chiavi per l'adesione all'ONU. Di passaggio preciserei che la scelta autonomista e regionalista è propria e conferente a Sturzo e De Gasperi, cioè più al cattolicesimo cosiddetto liberale, più che a Dossetti La Pira, cioè al cosiddetto cattolicesimo democratico sociale. La divergenza di linea politica tra Dossetti e De Gasperi emerse però principalmente sul tema delle alleanze da costruire per il governo dell'Italia, in ragione di quale politica economica, finanziaria, monetaria e bancaria dovesse essere adottata e soprattutto in vista di che cosa? Della stabilità e libertà di mercati, predicavano coloro che stavano con De Gasperi, il gruppo direttivo con Einaudi, Pella, Corbino, Merzagora, La Malfa, Vanoni e Angelo Costa, esponente di Confindustria e cattolico influente e militante. Gli altri invece sottolineavano la primazia della piena occupazione, della dignità del lavoro, l'adeguatezza dei salari, il libero associazionismo dei sindacati, questo e la fuoriuscita della parte cattolica dal sindacato egemonizzato dalla CGIL. Contavano molto sul sindacato come altro grande corpo intermedio che avrebbe dovuto affiancare il partito in questa opera. Dossetti e i suoi potevano rivendicare che i punti adesso accennati erano stati già inseriti nelle norme costituzionali entrate in vigore il 1 gennaio 1948. Anzi, il programma economico-sociale era vasto e variegato, perché si ampliava ad un favor per la programmazione e l'intervento pubblico dell'economia, ma anche al sostegno della forma di impresa cooperativa, la partecipazione operaia nella gestione delle aziende, la tutela del risparmio, l'accesso dei lavoratori alla proprietà della casa. Sono tutte cose che ci sono in Costituzione, articoli 44, 45, 46, 47, e tuttavia non sono mai state realizzate. Tuttavia, questo è quello che avvenne, l'establishment che si stava ricostruendo attraverso progressive cristallizzazioni e inarrestabili ritorni al passato, rispondeva che quelle erano soltanto norme programmatiche, non immediatamente precettive, e dunque restavano ferme in attesa di tempi propizi e della buona volontà che il legislatore ordinario, dunque Parlamento e partiti di governo, ritenessero opportuni. Di qui anche l'autunno della fase di attuazione costituzionale, cui sarebbe seguito anche l'inverno, che si allargherà fino ai primi anni 60. Per fare solo due esempi, la scuola media unica e la nazionalizzazione dell'energia elettrica furono approvate solo nel 1962, agli albori del centro-sinistra. Ma a quel tempo De Gasperi era morto da 8 anni e Dossetti aveva abbandonato la politica da 10, fatta salva la candidatura a sindaco di Bologna, accettata solo per obbedienza verso Vercari. Tornando ai nostri due protagonisti, sarà proprio sulla primazia anche temporale della giustizia sociale, che abbiamo tradotto come esigenza di una società giusta, che si consumò il distacco tra le due visioni. Adesso, per ragioni di tempo, salto cose che sono note a tutti, aggiungo soltanto un'ultima considerazione sulla posizione, sulla figura di De Gasperi, della quale vengono in luce all'interno dei lavori dell'Assemblea Costituente due momenti particolarmente qualificati, quando dal suo banco di deputato
De Gasperi interviene nel grande dibattito sui rapporti Stato-Chiesa con accenti di forte religiosità, politicamente centrati sulla necessità di non turbare la pace religiosa, anche a protezione delle istituzioni repubblicane che il popolo aveva scelto il 2 giugno 1946. Tuttavia, in tale solenne circostanza, parlando in sede di dichiarazione di voto a nome del gruppo della Democrazia Cristiana, ribadì che il Partito dei Cattolici, in prevalenza composto da credenti, non era il partito della Chiesa, il cui ruolo nella vita della nazione andava peraltro riconosciuto e rispettato, aggiungendo che il giudizio avrebbe dovuto fermarsi alla prova dei fatti, e i fatti saranno, appunto, sono parole di De Gasperi, gli articoli della Costituzione, le leggi fondamentali e le direttive morali e politiche della ricostruzione. Ultima fatica che vi sottopongo, per un'altra decina di minuti, riguarda il quinto e ultimo protagonista del nostro discorso, che è Aldo Moro, che fa parte di quella straordinaria cinquina di formatori della cultura costituzionale che in tanti modi e momenti ha potuto svilupparsi. Ne ho scelti alcuni quando il suo apporto all'Assemblea Costituente, dunque a quello che ho chiamato la cultura costituzionale, è stato ampio e profondo, e come tale gli viene riconosciuto da tutti. Più uomo di pensiero che di azione concreta, non ha lasciato segni indelebili del suo passato ministeriale alla pubblica istruzione o alla giustizia. Più intenso, ma sempre volto alla tessitura, alle prospettive di lungo corso, la sua azione al Ministero degli Esteri, con una certa vicinanza agli sforzi dispiegati prima di lui da Pietro Nenni. Ma è stata l'Assemblea Costituente, all'interno di questa, la prestigiosa prima sottocommissione dedicata ai principi e libertà fondamentali, il suo banco di prova intellettuale e politico. Sono stati questi i luoghi e le responsabilità che hanno reso visibile una personalità che era già brillante alla soglia dei 30 anni e che si era palesata in corsi universitari di filosofia del diritto e di dottrina dello Stato che ancora oggi si studiano con profitto. Come ci è già detto, la forza ideologica trascinatrice di quel gruppo era Dossetti, il quale peraltro, in un giudizio retrospettivo, volentieri riconobbe il sostegno di Moro, tra virgolette, mi soccorse quasi tutti i giorni la collaborazione costruttiva con la sua intelligenza acuta e pensosa. Un poco più in dettaglio, essendo stata affidata a lui personalmente la regia della materia della scuola, che stava particolarmente a cuore agli ambienti ecclesiastici, che non nascondevano l'ostilità per le posizioni laico-massimaliste di cui si faceva esponente l'altro relatore Concetto Marchesi, riuscì a trovare un'accettabile mediazione facente capo alla libertà di educazione, dando un ruolo alla famiglia e alle scuole paritarie all'interno di un sistema pubblico dell'istruzione poggiante ovviamente sullo Stato, ma senza cedere al monopolio di questo. Il compromesso raggiungeva lo scopo di una qualche significativa deconfessionalizzazione degli orientamenti cattolici tradizionali, senza rompere con lo schieramento laico particolarmente agguerrito sui temi scolastici ed educativi. Facendo sintesi di tante particolari situazioni, Guido Formigoni, che è qui presente, il nostro storico amico, ha riassunto l'intera vicenda così, virgolette. In sostanza Moro e il suo gruppetto si impegnarono a costruire una significativa mediazione politica, pur restando fedeli ai valori cristiani e alle indicazioni della gerarchia, in un equilibrio non facile, ma che egli rivendicava apertamente, superando l'apparente scontro tra laicismo e cattolicesimo. Poiché mi avvio alla conclusione, sarà bene che teniamo a mente questo giudizio storico,
che proviene da uno studioso che ha molto pensato e molto scritto su questi temi. Valga dunque fin da adesso e per tutti i nostri protagonisti come provvisoria conclusione finale. Il secondo momento di riflessione muove dalla figura dello statista Moro e si allarga al dramma dell'uomo Aldo e della sua famiglia, ma coinvolge fin da subito l'intera Italia e il suo avvenire. Siamo ovviamente dentro la tragedia del 78. Tante volte abbiamo sentito ripetere, quasi in forma di slogan, la frase che attribuisce ad un disegno di lucida barbarie l'operato dei carnefici di Moro, prima con la straziante immobilità fisica e costrizione morale che si sono indurite per 55 giorni nell'autoproclamata prigione del popolo, per toccare il suo culmine il 9 maggio e concludersi iconicamente nella sconcia postura del suo cadavere acciambellato nel bagagliaio della Renault rossa. Non è un'immagine mia, ma di Mario Luzzi, il grande poeta che ha isolato quel momento e quella stagione stragista, componendo insieme un epicedio per Moro e per la Repubblica, morta in quel giorno ignominiosamente. Moro era sepolto vivo nella prigione del popolo e la Repubblica, umiliata e straziata, si dimostrava incapace a tutto. Il piombo brigatista giustiziava, tra virgolette, usata questa parola, che aveva avuto gran parte a scrivere quella Costituzione che fin dal suo primo articolo proclamava tutt'altra cosa. L'Italia, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Di colpo, dunque, quattro parole decisive perdevano l'innocenza: Repubblica, democrazia, popolo e giustizia. Il terzo e ultimo momento, che posso adesso soltanto evocare quasi solo in un titolo, ha a che fare col disegno complessivo di Moro, con la sua raffinatissima strategia, spesso non compresa, anzi osteggiata, e che mirava alla fisiologica alternanza tra i due partiti maggiori, dopo che, ben inteso, fosse stata assicurata la saldezza del quadro democratico sul fronte interno e su quello internazionale. Così si può spiegare la sua ossessione per il mantenimento dell'unità della democrazia cristiana, perché questa aveva a che fare con l'ancia di non lasciare uno spazio a destra, non tanto ai conservatori dello status quo, coloro che rifiutavano tutte le riforme e le modifiche degli assetti politici, principalmente a pro della difesa di interessi molte volte non nobili e oscuri, quanto agli avversari del sistema democratico. Ultima pagina. Nell'introduzione all'eccellente biografia politica e morale dedicata a Moro, Guido Formigoni, lo cito per la seconda volta, non solo per amicizia, ha inserito tre sobrie definizioni di lui: intellettuale, credente e politico. Ovviamente l'ordine delle parole non è casuale, ma come ci ha insegnato Lazzati per Costituzione e Concilio, dovremmo vederle come endiadi, avvicinati da un et, come si conviene a una congiunzione più forte. Seguendo il medesimo disegno, le parole ultime che adesso riserviamo a Moro vogliono valere per tutti i protagonisti della nostra conversazione di stasera, e si espandono in guisa di eredità valoriale che il cattolicesimo democratico ci ha elargito e che la parabola dei talenti ci obbliga, come cristiani, a far fruttare. Gli elementi essenziali della progettualità politica di Moro, sperimentata anche da tutti gli altri, avevano riguardo a una serie di relazioni, i cui termini andavano e vanno valorizzati assieme. Due punti: Stato e società, innovazione e tradizione, cambiamento e coesione, sistema politico e partito di ispirazione cristiana. La transizione ad un diverso sistema politico che si è ormai compiuta
ha fatto venir meno la necessità organizzativa della Democrazia Cristiana e dei suoi epigoni, ma non ha abolito la pregnanza dei valori costitutivi della convivenza comune nella libertà e della coesione sociale nella giustizia, dei quali avvertiamo pungentemente il bisogno. Vi ringrazio.